Vent'anni fa la prima edizione della festa del volontariato a Valdobbiadene. Oggi si festeggia il ventennale di una festa dedicata alle associazioni e ai volontari. Un traguardo importante a dimostrazione dell'importanza e della generosità che molte persone danno da sempre al loro territorio e alle cause sociali. Un'amministrazione non può non considerare tutto quel movimento che anima la nostra comunità, che anima Valdobbiadene e tutte le sue frazioni in ogni giorno dell'anno. Abbiamo la fortuna di avere quasi un centinaio di associazioni a Valdobbiadene impegnate in vari contesti, in vari ambiti, e chi fa volontariato lo fa con passione, lo fa con entusiasmo, perché si impegna in quello che fa, ma soprattutto lo fa dedicando tempo agli altri. Non esiste un'associazione a Valdobbiadene che sia autoreferenziale e non coinvolga i valdobbiadenesi. Oggi siamo qui per ringraziarli in questa giornata di festa e per conoscerli, perché dobbiamo ricordarci quello che il volontariato fa in ogni giorno dell'anno. Quindi quello che chiedo ai miei concittadini è di venire alla festa del volontariato per conoscere queste associazioni, per capire se ognuno di noi può essere coinvolto in una di queste associazioni. Sicuramente un anno speciale, 20 anni è un bel traguardo, anzi una bella tappa, perché ce ne saranno ancora molte altre, e 30 anni della cooperativa Orchidea che da sempre ci sostiene in questa manifestazione. Ci sono anche altri compleanni speciali, 20 anni anche della cooperativa San Gregorio e 60 anni dell'Avis Valdobbiadene. E come ho detto all'inaugurazione, noi auguriamo una lunga vita a tutte le associazioni di Valdobbiadene, che veramente fanno tanto per il nostro territorio, è un sostegno prezioso. E infatti alcuni servizi del comune sono fatti grazie all'operazione di queste associazioni. Quindi io dedico questa festa bellissima, questo giorno bellissimo, a tutte le associazioni di Valdobbiadene e un augurio per una vita lunga qui nel nostro territorio. È difficile oggigiorno fare volontariato, perché ci sono regole, ci sono impegni di tempo che sempre più difficilmente si trova, ma dobbiamo continuare a sostenere le associazioni, dobbiamo far sì che nelle generazioni si continui questa grande animosità, grande spinta che arriva dal tessuto sociale di Valdobbiadene. Oggi abbiamo ricordato alcune associazioni che compiono fino anche a 60 anni. Ecco, se un'associazione arriva a 60 anni, se la festa del volontariato arriva a 20 anni, vuol dire che qualcosa c'è, non c'è niente di artificioso, non c'è niente di costruito con forza, ma è una grande forza di volontà che li anima, e noi dobbiamo continuare a far sì che questa forza di volontà continui, si rafforzi e si crei ancora di più una rete che non è solo rete all'interno della comunità di Valdobbiadene, delle frazioni di Valdobbiadene, è anche una rete tra le comunità vicine, tra i comuni vicini. Oggi abbiamo anche invitato alcune associazioni dei comuni a noi vicini, e questo credo che sia importante, perché dal confronto e dal sostegno reciproco si può solamente crescere.